Amici di Telemolise, benvenuti a San Giovanni in Galdo in occasione dell'ottava edizione della Festa del Morrutto, festa organizzata dall'Associazione Culturale Amici del Morrutto. Tante le novità, per saperne di più restate con noi. Grazie. Gianluca Cefaratti, vicepresidente del Consiglio regionale, oggi a San Giovanni in Galdo l'ottava edizione della Festa del Morrutto. Ma una festa sempre straordinaria, va dato atto e merito all'Associazione Amici del Morrutto che in questi anni hanno letteralmente rivitalizzato questo borgo, in parte questo borgo, e stanno continuando a nutrire interesse per i cittadini di San Giovanni in Galdo e non solo. Davvero un'opera meritoria, continuano in questa opera di recupero del borgo di San Giovanni in Galdo e quindi bravi loro e bravi anche l'amministrazione che in qualche maniera cerca di seguire quelle che sono le iniziative dell'associazione. Diverse le attività in programma, tra queste c'è l'esposizione di questa mostra di Enzo Luongo, Il Molise in prima pagina. Una bellissima mostra, davvero, che fa ricordare un po' a tutti gli eventi principali accaduti in Italia, in Europa e nel nostro piccolo Molise. Per cui una mostra straordinaria, una mostra che fa ripercorrere un po' a tutti noi, un po' le tappe della nostra vita. Per questo bravo ad Enzo Luongo, bravo agli amici del Morrutto e bravi al Comune di San Giovanni a ospitarlo in questa splendida sala. Torniamo un attimo al Morrutto e a questo borgo meraviglioso di San Giovanni. Eventi come questo, questa festa, sono indispensabili poi per la valorizzazione e la promozione del territorio. Assolutamente sì, senza queste associazioni probabilmente i nostri borghi non avrebbero la vitalità che nel periodo estivo mostrano. È chiaro, bisogna fare quel passaggio in più che non è semplice per far rivivere, non dico tutti i giorni, ma in più periodi dell'anno questi borghi, soprattutto riportando anche un po' di gente. L'altro giorno in un'altra situazione ho anche sollecitato i cittadini di origine molisana che sono sparsi in Italia. In qualche maniera quello che noi riusciamo a fare in questi territori dipende anche dalla loro volontà di appropriarsi di quello che è stato loro. Per cui da una sinergia, da un qualcosa che viene fatto in comune, credo che possiamo andare nella direzione giusta. Enzo Luongo a San Giovanni in Galdo apre i battenti la sua mostra, Il Molise in prima pagina. Sì, allora questa è una mostra che abbiamo fatto alla GIL, alla Fondazione Molise Cultura, in occasione dei misteri, quindi alla fine di tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Però io da subito ho detto che la cosa che più mi piaceva era l'idea di portare questa mostra in giro nei paesi. Ci siamo riusciti, questa era una delle prime cose che avevamo deciso di fare a San Giovanni in Galdo, un paese al quale io sono molto legato perché ho qui tanti miei cari amici, e quindi abbiamo fatto questo allestimento, abbiamo rimesso tutta la mostra che era alla GIL, quindi tutto quello che abbiamo esposto nella prima esposizione che era quella di Campobasso. Ci sono due sezioni, c'è una sezione dedicata al Molise, parte dagli anni 50 e finisce ai giorni nostri, quindi la cronaca locale sulle prime pagine dei giornali molisani e non. Poi c'è una sezione nazionale che parte, la prima pagina di mostra è quella della morte di Garibaldi, l'ultima pagina esposta è quella delle elezioni di Trump, quindi ci sono insomma vari decenni, anzi centinaia di anni di cronaca nelle prime pagine. Poi ci sono anche delle cose curiose, per esempio ho fatto una sezione dedicata ai cantautori italiani, e poi c'è lo sport con le pagine dedicate al Campobasso, allo sport locale e anche a quello nazionale. Ho messo le quattro prime pagine di tutte le quattro volte che l'Italia ha vinto i mondiali, quindi insomma un viaggio negli eventi che poi sono diventati storia. Chiaramente non c'è tutto perché era impossibile, ho fatto io una selezione anche attraverso le cose che sono riuscito a trovare, però insomma da quello che ho sentito, da quello che ho raccolto dalle tante persone che l'hanno vista, hanno tutti trovato la mostra molto interessante, perché ecco, insomma, si possono rivivere eventi che abbiamo già vissuto oppure scoprirne altri che magari non abbiamo conosciuto. Una ricerca accurata e impegnativa.
Sì, io per la verità l'idea della mostra mi è venuta perché ho collezionato parte di questi giornali, cioè negli ultimi 20 anni ogni volta che c'era un evento importante io compravo il giornale e lo mettevo da parte, ma senza uno scopo preciso, cioè lo conservavo così, tanto perché mi sembrava di avere in mano il giornale che raccontava un fatto che poi insomma avrei ricordato dopo tanti anni. Quindi ho messo da parte tanti giornali, un giorno li ho ritirati fuori, non mi ricordo perché, cercavo qualcosa e ho detto però con tutti questi giornali, cioè riguardandoli c'è sempre un fascino, i vecchi giornali ti trasmettono sempre delle emozioni. Allora mi è venuta l'idea di fare una mostra. E il primo pensiero era di fare una mostra solo delle pagine molisane, perché avevo conservato molte pagine di eventi molisani. Poi ho detto però si può ampliare, ho pensato agli studenti, anche agli eventi italiani o internazionali. E quindi è nata l'idea della seconda sezione, che è quella dove ci sono fatti, come dicevo prima, dalla morte di Garibaldi alle elezioni di Trump, ma io ho messo dentro anche insomma eventi di costume, eventi legati allo spettacolo e poi cose della cronaca, per esempio Alfredino Rampi e la vicenda di Vermicino, il pozzo di Vermicino, che insomma è un fatto di cronaca che ha segnato la storia d'Italia. C'è un po' di tutto dentro, come dicevo anche prima, ci sono anche gli spettacoli, quindi non è una mostra dove c'è solo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, c'è un po' di tutto, ci sono fatti di ogni genere e arriva fino ai giorni nostri. Nella sezione molisana ho fatto la stessa cosa, perché ci sono insomma gli eventi che hanno segnato la storia di questa regione, ma ho messo anche i trionfi del Campobasso Calcio o le pagine dedicate a Fred Bongusto o altri molisani illustri. Mario Piunno, sindaco di San Giovanni in Galdo, oggi l'ottava edizione del Morrutto. Sì, anche quest'anno, come diciamo da 8 anni a questa parte, riproponiamo le luci nel nostro borgo e quest'anno diciamo, abbiamo avuto un po' di difficoltà a livello di sicurezza, però abbiamo tutto risolto e quindi andiamo avanti. Un'edizione infatti un po' rivista. Un po' rivista, non è un passo indietro ma è diciamo un passo di lato, perché abbiamo deciso di spostare leggermente la location della manifestazione. Comunque l'importante è non aver rinunciato a questa manifestazione importante per il paese. Assolutamente no, per noi è un fiore all'occhiello questa manifestazione, non ci rinunceremo mai, l'anno prossimo faremo ancora meglio.